Un appello alla tenerezza nel mondo di oggi, ancora segnato da violenze, guerre, odio, sopraffazione. Lo ha levato Papa Francesco in San Pietro nella messa della notte di Natale. Il pontefice ha riflettuto sulla tenerezza di Dio verso l'uomo, incarnata in un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia, la cui venuta è la luce che squarcia il buio. Un sentimento messo in risalto anche nella telefonata fatta poco prima ai profughi cristiani rifugiati ad Ankawa di Erbil, in Iraq, cui ha espresso la propria vicinanza dicendo loro: voi siete come Gesù. Poi nella liturgia il Papa ha spiegato che l'annuncio della notte di Natale ci rivela che Dio è padre e che la sua paziente fedeltà è più forte delle tenebre e della corruzione. Nel bambino che nasce a Betlemme, ha aggiunto, c'è il segno dell'umiltà di Dio che ci guarda con occhi colmi di affetto, che accetta la nostra miseria, innamorato della nostra piccolezza e che ci invita a riflettere. Abbiamo il coraggio di accogliere con tenerezza le situazioni difficili e i problemi di chi ci sta accanto, oppure preferiamo le soluzioni impersonali, magari efficienti, ma prive del calore del Vangelo? Quanto bisogno di tenerezza ha oggi il mondo? Pazienza di Dio, vicinanza di Dio, tenerezza di Dio. Perché il mondo, ha detto il Papa riprendendo il tema nel messaggio natalizio con la benedizione Urbi et Orbi dalla loggia centrale di San Pietro davanti a oltre 80.000 fedeli, si contraddistingue per le tante lacrime versate in questo Natale assieme a quelle di Gesù bambino. Il mio pensiero va a tutti i bambini oggi uccisi e maltrattati, sia a quelli prima di vedere la luce, privati dell'amore generoso dei loro genitori e seppelliti nell'egoismo di una cultura che non ama la vita, sia a quei bambini sfollati a motivo delle guerre e delle persecuzioni, abusati e sfruttati sotto i nostri occhi e il nostro silenzio complice, e ai bambini massacrati sotto i bombardamenti, anche là dove il Figlio di Dio è nato. Ancora oggi il loro silenzio impotente grida sotto la spada di tanti Erode. Occorre, ha proseguito, la grazia della tenerezza nelle circostanze più dure della vita, della prossimità di fronte ad ogni necessità, della mitezza in qualsiasi conflitto, che sia quello in Iraq e Siria o in Terra Santa o ancora in Ucraina, oppure nelle violenze in Nigeria, Libia, Sud Sudan, Centrafrica, Congo ex Zaire, o in quelle realtà in cui i fanciulli sono abusati o fatti oggetto di tratta o uccisi, come recentemente in Pakistan, o vittime del virus Ebola in Africa. Il potere di Cristo, che è liberazione e servizio, si faccia sentire in tanti cuori che soffrono guerre, persecuzioni, schiavitù. Che con la sua mansuetudine questo potere divino tolga la durezza dai cuori di tanti uomini e donne immersi nella mondanità e nell'indifferenza, in quella globalizzazione dell'indifferenza. Che la sua forza redentrice trasformi le armi in aratri, la distruzione in creatività, l'odio in amore e tenerezza. Nel giorno di Santo Stefano, primo martire della Chiesa, all'Angelus il pontefice ha esortato alla coerenza cristiana e ha rivolto il proprio pensiero ai cristiani perseguitati. Preghiamo in modo particolare per quanti sono discriminati e perseguitati e uccisi per la testimonianza resa a Cristo. Vorrei dire a ciascuno di loro: se portate questa croce con amore, siete entrati nel mistero del Natale, siete nel cuore di Cristo e della Chiesa.